Ciao ragazzi e ben ritrovati con le nostre lezioni di filosofia. Come per Platone, io credo che anche chi non ha mai studiato questa materia abbia sicuramente sentito parlare di Aristotele. Ora, anche a questo filosofo dedicheremo alcune lezioni. Iniziamo con quella intitolata La classificazione delle scienze e la logica. Come sempre, vediamo alcuni cenni biografici riguardanti il filosofo. Aristotele nasce a Stagira, al confine tra la Grecia e la Macedonia nel 384-383. Dopo la morte del padre, si reca all'Accademia Platonica di Atene, di cui diventa una delle personalità di spicco per più di 20 anni. Nel 342 è precettore di Alessandro Magno. Nel 336 Alessandro sale al trono e poco dopo Aristotele torna ad Atene, dove fonda il liceo. La scuola acquisirà in seguito anche un altro nome, il peripato, per sottolineare l'abitudine dei suoi appartenenti di insegnare passeggiando. Nel 323, alla morte di Alessandro, il filosofo, legato alla dinastia regale di Macedonia, viene accusato di impietà e condannato all'esilio. Muore a Calcide nel 322. Le opere di Aristotele si possono dividere in due grandi gruppi, quelle esoteriche, di cui rimangono solo frammenti, cioè destinate al grande pubblico e molto legate al periodo accademico e alla filosofia di Platone, e quelle esoteriche, destinate alla cerchia ristretta degli studenti del liceo. Queste ultime sono costituite da appunti per lezioni o trascrizioni delle lezioni stesse che Aristotele teneva ai suoi allievi. Come vedete in questo celebre dipinto di Raffaello, se dovessimo mettere a confronto Aristotele e Platone, dovremmo vedere che uno si è concentrato di più sul cielo, sull'iperuranio, mentre un altro, ovvero Aristotele, è stato più attento a ciò che accadeva sulla Terra. Difatti si tratta di una semplificazione che fa però capire molto bene quale fu l'orientamento dei due filosofi. Al di là delle critiche specifiche che Aristotele elaborò nei confronti del maestro, in particolare sulla dottrina delle idee, confrontando i due filosofi, si può sottolineare che Aristotele, a differenza di Platone, non ha particolari interessi politici. Egli indaga ogni aspetto della realtà, compresa la natura, non considerandola un mondo inferiore. Al liceo la ricerca ha una vocazione empirica. Ci si rivolge preferibilmente al mondo concreto della physis, piuttosto che all'iperuranio. È quello che appunto vi dicevo riguardo il dipinto di Raffaello. A differenza di Platone, Aristotele ha un atteggiamento sistematico, cioè punta a inserire le nozioni scientifiche all'interno di un sistema ordinato e gerarchico che ambisce a racchiudere in sé tutto il sapere. Infine, in Aristotele sono assenti elementi mitico-religiosi. Innanzitutto, Aristotele ha tentato di dare un ordine alle scienze. Infatti, per Aristotele, esse sono ordinate gerarchicamente a seconda della loro capacità di dare conto della realtà e della vastità delle nozioni che esse sono in grado di ordinare al loro interno. La scienza più ampia è quella dei primi principi, quella che studia ciò da cui tutta la realtà proviene, cioè la metafisica. Essa, poiché riguarda il fondamento di tutto, stabilisce l'ordine delle altre scienze. Dunque avremo le scienze teoretiche. Gli uomini innanzitutto conoscono, il soggetto umano riflette sull'oggetto della conoscenza ed è da quest'ultimo modificato. A tale atto corrispondono le scienze teoretiche, che conoscono oggetti che non dipendono dall'uomo. Esse si dividono in fisica, lo studio della realtà naturale, matematica, lo studio delle strutture numerico-geometriche della realtà sensibile, e metafisica, la filosofia prima o studio dei principi e delle cause dell'essere. Ci sono poi le scienze poietiche. L'uomo produce con un fare che modifica l'oggetto. Le scienze poietiche ricercano appunto quel sapere utilizzabile in vista del fare, cioè della produzione di oggetti belli, tipici delle arti che producono oggetti fini a se stessi, o utili, costruiti dalle tecniche, cui si devono oggetti che a loro volta servono a qualcos'altro. Infine, le scienze pratiche. L'uomo agisce nei confronti di altri uomini costruendo una relazione reciproca con loro. Le scienze pratiche ricercano il sapere come guida per l'azione, perché si possa comprendere che cosa è giusto e che cosa invece è ingiusto fare agli altri uomini. Esse comprendono dunque l'etica e la politica.
La logica per Aristotele studia la struttura del ragionare, cioè le condizioni che si devono dare affinché un ragionamento o un discorso sia corretto e valido. Essa pertanto è strumento, organon, di tutte le scienze. Bene, la prima parte su Aristotele è terminata, ma come vi anticipavo, a questo filosofo dedicheremo diverse lezioni. Intanto io vi ricordo che per le lezioni online potete contattarci attraverso Facebook, Instagram o l'indirizzo centrodai83@gmail.com. Vi aspetto qui su YouTube per la prossima lezione. Ciao da Francesca!